Buon rientro dalle vacanze estive. Spero che abbiate trascorso delle bellissime ferie, delle bellissime vacanze. Noi siamo qui apposta per parlarvi delle nostre. E come vedete sono qui con Patrizio, mio marito, era un po' che non si mostrava sul canale e quindi sono sicura che voi sarete felici di risalutarlo, visto che i video insieme a lui vi piacciono tantissimo. A grande richiesta Vero? nelle storie, sì, lo dovresti sapere. A grande Non sai, non richiesta ti seguo, quindi. A grande richiesta nelle storie di Instagram, mi avete appunto domandato di fare un video dedicato al nostro viaggio in auto in Francia, nello specifico in Normandia e in Bretagna, passando poi tornando indietro per la Loira e ritornando insomma a Firenze, a casa. Siamo andati con le nostre bimbe che hanno 9 e 11 anni, ma prima di entrare Le nel altre hanno 9 e dettaglio, 12 e sì, scusate. sono in padre, eh? Dovrebbe Gli essere il anni contrario. passano. Cosa ho detto? 9-11. 9 e 11, sì. Perché a 2-2 suona meglio. Vabbè, comunque, 9 e quasi 13 in realtà. Però prima, pollice in su se siete interessate a questo tipo di contenuto e iscrivetevi al mio canale per non perdere i video futuri. Stacchettino, vero? Vabbè, ma non si deve per forza quello lì era aspettare così. Amen. Ah, beh, certo. Partiamo subito, Patrizio. Quanti Sì. chilometri abbiamo fatto? 7. Dai, seriamente. Allora, in totale da Firenze, passando da Lione, facendo tutto il giro, più le varie tappettine che abbiamo fatto, visita al castello, destra e sinistra, sono 3.500 km. Esatto. Dove io ho sbandato soltanto 3 volte. Sì, perché Nonostante questo, partita la bambola. ci sono state varie liti. Sì, Ovviamente dai, la ho sbandato moglie. 3 volte. 3 volte perché guardo logicamente a destra, anche io voglio vedere, non è che guido e guardo solo a dritto. Magari guarda, c'è una bel panorama e uno Guarda guarda. che bello là, intanto lui va No, dall'altra no, parte. Comunque, vabbè. sbandate, vabbè, A dai. parte queste Minime, piccole. minima variazione di rotta. Esatto. Vi dico quali sono state le nostre tappe. Tu, Patrizio, correggimi. Anzi, se vuoi, dille tu che ho parlato fino adesso io. No, 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 no. No, allora, siamo partiti da Lio. No, Da da Firenze. Firenze, chiaramente, perché abitiamo a Firenze. Abbiamo fatto Firenze-Lione. Sono circa 7 ore Esatto. con due o tre stop. Ci siamo fermati una Stop e notte, benza. sì, abbiamo fatto benzina. Ci siamo fermati una notte lì a Lione, siamo ripartiti il giorno dopo per Rouen, che è più a nord. Circa un'oretta da Parigi, praticamente dobbiamo attraversare Parigi, perciò un po' di tempo si perde proprio per passare tutte le varie strade di circonvallazione di Parigi. Quindi Sì, però da Lione a Rouen sono più di 5 ore, se Eh non sì, sono ricordo male. 5 ore e mezzo, roba del genere. Quindi se voi vi volete prima fermare a Parigi potete farlo. Noi non l'abbiamo fatto perché andiamo spesso, quindi Sì, siamo abituati. sì, l'abbiamo vista No, tre volte. va bene, comunque il discorso è anche se uno vuole andare a Parigi per visitarla, è giusto che si fermi a Parigi. Infatti, ma hai voglia di fare questo? Lui non ha voglia perché non ha più banane perché è stanco morto Va bene, va tornando bene. No, ora dal secondo me è un discorso lavoro. logico. Vabbè, Quello, comunque. guarda, come assicuro. Una cosa che vi voglio dire, che avete visto anche nelle storie di Instagram, è stato questo ponte inquietante che troverete dopo Parigi, giusto? Era dopo? O comunque nei pressi di Un Parigi per ponte, andare. ma semmai No, è un scusami, tunnel. buonanotte. Quello Io, mai si basso. parla, siccome si parla di Va ponti. bene, ma che tunnel? È praticamente un tunnel che secondo me, non lo so esattamente, però deve passare sotto o autostrade oppure, non lo Un corso so, un d'acqua corso qualcosa. d'acqua o qualcosa. È lungo 7,5 km, ma è alto meno di 3 metri, È tant'è che inquietante. camion non ci possano passare, quindi solo macchine Da e veramente basta. qualcosa, È basso? un'esperienza No, vabbè, dai. traumatica che non È consiglio a nessuno. basso, è basso. Beh, nessuno ci Voglio aveva dire, ma sì, avvisato. ma chi è che va in cabrio e magari si mette in Veramente, Scusate. noi che avevamo una macchina normalissima, quasi quasi sembrava di toccare il soffitto. Immaginati un vanette. Pieno di manette in Francia. Una notte, sì, Rouen carina, molto, Molto molto piena di particolare. cattedrali, Sì, hanno affascinante. bruciato la Gioconda, no, la Gioconda, come si chiama? Giovanna d'Arco. Va bene, La ok. Giovanna d'Arco, hanno, vero? Sì. Cioè, e qui c'è una C'è cattedrale anche dedicata. la. Lei è molto carina, ci sono un sacco di negozini, Sì. vero? Bellini, Sì, bellini, è una cose. città che ha questo velo mistico un po' Sì, strano, mi è piaciuta, vero? mi è piaciuta.
freddo poi, eh? Sì, lì la temperatura era circa, fate conto che era fine agosto, 18 gradi. La massima. C'è un freddo. Vero? Ecco. Il giorno dopo siamo ripartiti e siamo andati. Siamo andati a un'ora e mezzo di macchina, che è bellissimo perché proprio usciti da Rouen e sembra quasi il confine della civiltà. Poi iniziano tutti questi campi, questi prati, e si inizia ad andare verso il mare, sì, verso la Manica. Veramente affascinante come viaggio in auto. Sì, bello. È proprio un'esperienza, un po' un'avventura, vero? Sì, sì. Anche le bambine è piaciuto molto. Siamo arrivati a Rouen. No, a Etretat. A Etretat. Etretat, dove ci sono le falesie, le famosissime. Dove ci sono i faraglioni. Sì, se trovavo un alberghino, bellino da morire, lì, carino, velomino. A differenza dell'albergo di Rouen, che era un po' una stamberghina. No, dai. Però era un albergo normale. Sì, un albergo, insomma, quelli da insomma, a due lire. Vabbè, quello di popolare. No. L'albergo, quello di Etretat, era molto carino. Era, molto era un bed and breakfast gestito da una famiglia, moglie, marito e due figli. Ma si vedeva proprio l'amore che loro ci mettevano. Sì, insomma, sì, bellino, 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 poi tutti gli animali. Sì. C'era un cigno nero, vero? Sì, e le bambine piacciono quel posto. In quell'acqua piena di fango. Vabbè. Però è stato molto bello. Anche lì una notte abbiamo scattato poi il motivo di questo viaggio. Il motivo era perché volevo andare a vedere, avevo uno scatto, era nel mio cassetto dei sogni. E quindi siamo andati laggiù, bello, bello. Poi abbiamo fatto, praticamente una volta arrivati a Etretat, che c'era il giorno, mi ricordo, non c'era verso di trovare età, un parcheggio, la gente che c'è a vedere questi faraglioni, incredibile. Sì. Poi noi siamo andati alle 6, 6 e mezzo, no, alle 7, io ho le mie applicazioni per vedere a che ora c'è il tramonto, dove punta il sole, a che ora dove posizionarsi per fare le foto e quant'altro, quindi abbiamo fatto questa scalata incredibile. Se andate sulle falesie di Etretat e avete dei bambini che iniziano, che camminano da soli. Ma prima di tutto non ne sbatte niente. E secondo, dovete portarli in collo. No, no, dovete portarli in braccio perché non ci sono barriere. Ma cioè, scherzi, davvero. Proprio a picco. È proprio a picco. No. Quindi ci sono solo alcune parti che hanno la ringhiera, che sono transennate. Tutto il resto ho una cosa, devo dire, ma non lo posso dire perché lei non vuole, quindi. No, vabbè, lui ha scavalcato. Allora, te la dici te. Tu mi hai appena detto non la dire. E la dici te. Vabbè. Comunque, lui ha voluto fare questo scatto con il cavalletto, ha piazzato lì il cavalletto e ha fatto lo scatto che vedrete fra un mezzo secondo. No, intanto noi possiamo continuare a parlare, tanto va in sovraimpressione. Però quello che ho messo poi su Instagram era quello editato veloce per te. Io che ti volevo dare a te, poi mi hai detto mettilo te, hai ragione, l'ho messo io. Vabbè. Però in realtà non era quello bello. Quello bello ancora deve editarlo, quindi seguitelo su Instagram, sì, così lo vedrete. Sì, perché lo fra due anni però. Dopo Etretat, con grande dispiacere, ci siamo allontanati, siamo andati verso il castello di Fontaine e Henri. Che era il castello di Henri Belafonte. Il cantante, quello che è un castello molto carino, caratteristico, no, fatto. Cioè, i giochi, hai visto, i giochi dei bambini. Sì. Nei castelli, comunque, sia della Normandia, Bretagna, Loira, ci sono sempre questi giochi per famiglie in legno molto carini che sono davvero tanto apprezzati dai bambini. Infatti, lì c'erano sempre tanti bambini. Quindi, oltre a visitare la bellezza dei castelli, dei giardini, i bambini insomma non si annoiano e qui non è poco, perché no, anche a Coso, anche a Dosera? Anche a Villandry? No, no, Villandry non c'era. Paesino... Nel paesino che siamo andati a Saumur. La sera tipo, no, la mattina. Che è nella Loira però. No, il pomeriggio mettono giochi per tutti in legno, bellini. In piazza, sì, esatto, quindi. Poi? Questa catatina al castello di Fontaine-Henri è durato quanto? Un'oretta? Un'ora era, non era, era, sì, diciamo, era di strada, sì. Per andare a Mont-Saint-Michel. Esatto, volevamo andare alla spiaggia dello sbarco, avevamo pianificato di andare lì, di visitare il museo, ma per quel motivo non siamo andati, non c'era tempo? No, semplicemente perché te pensavi che Mont-Saint-Michel affondasse, quindi andiamo, se no non ci arriviamo. Esatto, in realtà c'è un ponte per arrivarci tranquillo, ci puoi arrivare tutta la notte. Che non si inonda praticamente assolutamente. Mai, parte una quindi, volta due anni fa, ma... No, nel 2015 ci fu una marea un po' più alta. Tra l'altro, anche a Etretat,
Sono sbarcate anche lì, quindi ci sono delle foto di reperti fotografici dove mostrano gli sbarchi con tutte le trincee, piuttosto Pazzesco. suggestivo, sì. Poi l'altro motivo, perché comunque avevamo le bambine, E poi sì. E forse non era il caso. siamo andati a Mont Saint-Michel, Mont-Saint-Michel. che è all'incirca, diciamo, un'ora e mezzo da lì di macchina, anche lì diciamo, la strada per arrivarci è molto bella. Sì, Quando sì. arriviamo a Mont Saint-Michel eravamo convinti che non ci fosse la strada per arrivare, si inondasse. In realtà hanno costruito nel 2015, hanno terminato quest'opera, questo ponte che si riesce a immergere nella natura e non sciupare le maree, quindi a lasciare il corso dell'acqua naturale, che permette di arrivare alla cittadella in qualsiasi momento tramite dei bus, dei bus, Sì, degli dei bus autobus, insomma. navetta che praticamente funziona così. Se voi volete andare a Mont Saint-Michel e anche dormire lì, lasciate l'auto, sì, e ora dopo alla fine vi spiegheremo un po' tutte le Lasciate opzioni. l'auto al parcheggio. Esatto, ci sono dei grandi parcheggi, lasciate lì l'auto, poi... 24 euro, praticamente 12 euro il giorno. Dopo il secondo giorno 24 euro forfè. Se la lasci una settimana 24 euro. Ok. Quindi tipo, vuoi andare in mare un mese, lasci lì parcheggiata. Vabbè, scendi a piedi con le valigie, prendi il bus navetta 5-10 minuti e ti lascia poco prima Sì, proprio fa due o tre dell'isolotto. fermate. Esatto. E quindi scendi su questo ponte e Incredibile, rimani comunque a bocca aperta incredibile, incredibile, davanti a tanta meraviglia. incredibile. Bello. Quindi ci sono queste bus navetta che Ma poi belline, buttano fuori un moderne. sacco di gente ogni 10 minuti Alle 6 e praticamente. mezzo, 7, il bus che torna verso il parcheggio, tipo c'è 100 persone in fila. Davanti Maggior parte della gente visita Mont Saint-Michel durante il giorno, la alla sera sera. vanno Ma via. infatti la cosa migliore, Sì. uno prende un albergo nei paesini vicini, Sì. anche a, non lo so, un quarto d'ora, 20 minuti, che il Sì. parcheggio comunque ce n'è tantissimi, e eviti di spendere una Sì. saccata, davvero. Noi si è preso un albergo lì dentro perché pensavo, non sapendo che comunque non ci siamo formate, siamo bufale, Abbiamo si poteva. fatto tutto da soli, non ci siamo affidati a nessuna agenzia, nessun pacchetto viaggio, niente. Vabbè, Abbiamo insomma. fatto tutto da soli con internet. E praticamente gli alberghi sono cari e scomodi, Sì, e quindi anche si mangia anche si mangia male, male, spende un monte di soldi. costa tantissimo. Bella però da vedere, se si va dalla mattina alla sera è sufficiente, Sì, 2 giorni sono 2 giorni troppi. sono troppi, un giorno è sufficiente, almeno vedi la cattedrale, Sì. vedi tutto, che è Cioè la visita di meraviglioso, meraviglioso. guidata come tutti i musei da fare, che vi Bellissimo, consigliamo, che per i bambini è molto bellissimo. Sì, facile da comprendere bambini è l'audioguida. piaciuto, vero? Sì, Stranamente. molto. È stata sicuramente la meta che ci ha colpito di più, sicuramente, No, a me c'è Mont-Saint-Michel. stato. Ah, Etretat, Sì. comunque sì, tutti posti stupendi. Vai. Nantes, siamo passati da Nantes così per caso perché dovevamo raggiungere la Valle della Loira e nel E ci siamo frattempo... fermati, abbiamo fatto una tappa a pranzo e abbiamo trovato che c'era un ristorante molto carino, si chiama L'Entrecôte, dove fanno conosciamo anche il suo competitor a Parigi, che fanno praticamente lo stesso tipo di cibo, un'entrecôte tagliata, una tagliata l'entrecôte con un sughino incredibile, Sì, patatine fritte. salsina e Non chiedono patatine. altro, come la volete? Media, al sangue? Noi diciamo come la vogliamo, ti portano un antipasto di Insalata. insalatina e poi ti portano questa carne con due mandate. Le bambine impazziscano. Sì, lo so, C'è questa è salsina, questa carne tenerissima, senza neanche un filino di grasso, sì, buonissima. buonissima. Patatine fritte a go-go. E boh, si spende 25 euro a testa, Vino della 30 casa. euro massimo. Sì, E sì. non è economicissimo perché comunque si mangia la bistecca, diciamo Però il è tagliato di buona, buono, cioè è buono, ne vale la pena tenerissima. perché è un'esperienza. Sì. A Parigi, al Relais de Venise. È la Di nostra preferita. solito c'è un'ora, un'ora e mezzo d'attesa. Quindi Esatto. bisogna andare lì alle 6:30 in anticipo, in coda. Mentre a Nantes a pranzo, se arrivi all'ora di apertura, entri Sì, tranquillamente. era già pieno però. Sì. Era pieno. Non Era sono entrati pieno. Noi siamo arrivati noi, a sì. 12:40, era già pieno. Apre alle 12:30, incredibile, buonissimo però. Poi abbiamo ripreso la macchina, siamo Sì. ripartiti e siamo andati Alla Valle della Loira. Nella valle della Loira, che è bellissima, oggettivamente. Sì. Abbiamo preso questo albergo carino, Sì, molto molto. molto caratteristico, Si può tutto raccontare questo scavato nella aneddoto? pietra. Sì. Vuoi raccontarlo tu? Sì. E
Abbiamo preso questo albergo, prenotato tramite Booking. Aprirei e chiuderei una parentesi. Su Booking ci sono soltanto le recensioni positive. Sì, le negative non ci sono. Ci avete fatto caso? Vabbè. Quindi, siamo andati. Mi raccomando, cercate su TripAdvisor invece che su Booking. Siamo andati in questo albergo, il titolare dell'albergo, gentilissimo, questo albergo scavato nella roccia, una piscina nella roccia lunga 15 metri, riscaldata, tutto dentro una roccia, la roccia di tufo. L'appartamento è molto bellino, questa villettina con 12 stanze, cioè sono tutti appartamentini molto carini. Sì. Insomma, ci domandiamo dove andare a cena, lui ci consiglia un ristorantino, andiamo lenti come la fame. Meno male non ci sarebbe la fame, se no siamo morti. Il ristorantino lì veramente ma tanti sono lì, sì, in Francia. Sì. Torniamo nella stanza verso le 11, 10 e mezzo, 11. Entriamo dentro, io pronto per andare, era su due piani. Le bambine stavano al piano di sotto, noi stavamo al piano di sopra. La Ginevra guarda, babbo è schifo, c'erano mille piedi. Siamo in campagna, lo schiaccio, va bene, dai ragazzi, non c'è niente. Ginevra si alza la testa sopra il suo letto e c'era un ragno grande come un pugno. Era veramente un'enormità. Una bestia che se c'è, di notte ti prende, ti trascina per i piedi, ti porta via, ti fa un bozzo e cioè, ti mangia. Tipo di Harry Potter, del Signore degli Anelli. No, c'è anche in Harry Potter in realtà il ragno gigante. Vabbè. Insomma, sicché è rivittivo, l'ammazza, però era pieno di ragni, la notte sono quasi che escano fuori. Vabbè. E, pieno. C'era una piena forse. No, pieno di ragni, pieno di ragni. Sicché abbiamo dormito un quarto un lettone, poi il giorno dopo abbiamo optato per trovare un albergo che fosse un po' più in città. Era un continuo a trovare bestie in camera. Sì, sembrava di dormire in giardino. Ma neanche in giardino. No, perché? Il problema è che c'erano un caso, ti immagini fuori, che c'era leoni. Che scherzi, c'era Draghi fuori. Vabbè. Nulla, meno male non ci siamo a bioccare fuori, perché se no la gente va in Camporella a macchina, tipo c'è i coccodrilli fuori. Vabbè. Dopodiché abbiamo visitato le varie cantine. A Samur siamo andati a visitare le varie cantine, sì. Da lì siamo andati a Saumur, come si scrive così. Molto bella. Bellina, molto, molto. Poi c'è Bellina, buono. Nella loro c'è un tipo di uva che si chiama, non me lo ricordo, bianca, e fanno uno chardonnay molto buono, uno dei migliori al mondo. E fanno anche il metodo lassio, non è spumante, non è neanche champagne, è un metodo lassio, quindi praticamente lo champagne come facciamo anche in Italia, perché la denominazione champagne può essere utilizzata solo nella regione Champagne, anche esatto. In Francia, che non sapevo, credevo si potesse usare solo in Francia il termine champagne, ma anche lì fanno un millesimato buonissimo, però è chiamato metodo lassio, non possono chiamarlo champagne anche loro, anche se la qualità è la stessa. Hai capito il concetto. Comunque siamo andati a fare una bellissima di enologia. Mi stavo addormentando. Enologia? Ok. Enologia si dice. Sì, e poi siamo stati due. Sì o no? Ah, sei capito. Mi fa deconcentrare. Vabbè. E poi siamo andati ai castelli di Villandry. Siamo andati al castello di Villandry, che merita tantissimo, me l'avete consigliato voi, veramente, grazie. E poi Bourges. E poi quando siamo partiti il giorno dopo per tornare a Lione, si è fatto una tappa a Bourges. Abbiamo pranzato lì, malissimo. Adesso tanto facciamo tutta la parentesi ristoranti e altre cose. Volevo fare tutta una roba bella schematica. Come in Francia si mangia bene. Lione, e poi siamo tornati a Lione. Lione, siamo stati una notte, alle 5, alle 6 siamo ripartiti e alle 2 eravamo a Firenze a casa. Le 6 del mattino siamo ripartiti. Abbiamo fatto, quindi in tutto siamo stati 8 giorni, è stata una bella avventura. Una bella avventura, sì. A ripensarci, insomma, mi è piaciuto molto. Sì, molto. Quindi 3500 chilometri all'incirca. Circa 350 euro di gasolio totale, 370 euro circa di autostrade, quindi diciamo si spende più di autostrade che ogni pochino c'è un pedaggio di benzina, però la differenza che è notevole. Allora, innanzitutto ci sono 80-90 euro solo di tunnel del traforo del Fréjus, sì. Se li avevi quelli in Francia, le autostrade prima di tutto non si è mai trovato traffico, mai, no. Non si è trovato una buca. No. Ci sono aree di servizio e aree di divertimento per i bambini, aree di ristoro ogni 10 km. Sì, sì, è vero. Note. È venuto un coso. State attenti adesso qua, note importanti che ci siamo segnati. Ah, bravo.
Le valigie, discorso valigie, organizzatevi, perché noi non ci siamo organizzati bene. In che senso? Nel senso che siamo andati lì con 3 valigie totali e ogni volta che andavamo da un posto a un altro portavamo... Sì, sulla valigia, prepara tutti i sacchetti. No, portavamo tutte queste valigie su e giù che poi non venivano praticamente utilizzate, prendevi solo una cosa, quindi cercate di mettere più cose possibili di tutti in un'unica valigia, perché noi abbiamo fatto valigia mia, valigia tua. Ma chiaro, abbiamo portato 3 trolley praticamente, logicamente, 3 trolley, ognuno il suo, ma tu puoi mai fare una valigia. Meglio, ho un'idea, mi hai dato una grande idea, andate a 7 giorni, 7 valigie, quindi prendete quella del giorno giusto e la portate su. Utilizzate quelle. Però è vero, per esempio, se vanno a Mont Saint Michel è scomodissimo perché è così la cioè, non andate a Mont Saint Michel. Non dormite a Mont Saint Michel, consiglio finale. Oppure, oppure vi mettete tipo 3 paia di mutande e vi arrivo le levate. Vabbè, i bagni pubblici. Cioè, questa potevo dare un consiglio. Io volevo dire questa cosa delle valigie perché secondo me è stato molto scomodo. Perché alla fine, no, perché alla fine ha fatto freddo tutto il tempo, quindi tutti i vestitini che mi ero portata erano lì. Ma ho capito, ma io la roba me la sono presa, ho finito le mutande giuste, le magliettine giuste e ho fatto il mio stato giusto. Scusami, la fuori valigia. No, per esempio l'ultimo giorno di ritorno. Io la mia ce l'avevo in camera. Che siamo andati a Lione, che c'era quel parcheggio dell'albergo sotterraneo. Va bene, ma quando si deve fare uno stop, uno deve essere sveglio e preparare magari... Allora, bagni pubblici. Continua a dire bischiate, continua a tagliare, chiaramente. Nei ristoranti non è chiaro qual è per uomo, qual è per donna. Proprio non c'è scritto e spesso valgono per entrambi i sessi, cosa che non mi è piaciuta per niente. No, in che senso? Dove c'è il... A parte gli autogrill, che va bene come in Italia, però... Ma, ma ci sono i bagni alla turca o...? No, no, ci sono i bagni normali, però non esiste maschio femmina. No, sai secondo me cosa c'è? C'è un bagno solo. Sì, spesso c'è un bagno solo, quindi organizzatevi anche in quel senso lì, mentalmente preparatevi. Ah, no, con poi, meglio imparare qualche frase in francese, perché tantissimo... Comment tu t'appelle, chapeau, queste cose qui. Oh oui, merci! Perché i francesi non parlano l'inglese e quindi... ora, quest'ultimo viaggio meglio, no, però... No. Portatevi il dizionario, meglio di Google, meglio non prende... Meglio... Ma io posso dare dei consigli? Il dizionario, sì. Mi raccomando, il dizionario, perché magari se non sapete enologia, la cercate. Ah, ok. È il dizionario? Traduzione francese-italiana? Magari meglio dei sinonimi, almeno uno... Anche, sapete perché ve lo dico? Per leggere il menù. Tanti ristoranti hanno il menù solo in francese, ok? Poi effettivamente non funzionava il nostro... Per bambini, purtroppo, non c'è tantissima scelta, ovviamente, di cibo. Quindi, bene, le galette... Sono le nostre, mangia un po'. No, sì, però, cosa c'è? Galette, oppure il prosciutto cotto, il jambon... Ma che tu dici? Ma se non mangia nulla, non c'è nulla, no? La pasta non c'è, per esempio. La pasta non c'è, quelle poche volte che c'era, non è mangiabile. Ma non è vero, ma dai, sulle nostre mangia male, dai, ma che... La pasta la c'è, comunque la fanno bene, però la pasta la c'è. Se andate nei ristoranti, le scelte sono o la galette, che è la cosa migliore perché è il piatto tipico Bretagna-Normandia, o pesce. Il prosciutto, o pesce, o se mangiano il pesce, le mie non mangiano il pesce. Quindi? Allora la rischierate, che se quella che mangiano il pesce magari c'è. Comunque, o l'hamburger c'è spesso. Però. Sì, quindi mangiare c'è, tanto la rischierate. Io non ci direi, A proposito di ristoranti, quanto costa a testa? Abbiamo fatto una media. Abbiamo sommato tutte le spese che abbiamo fatto e a testa viene sui 20 euro. Un po' meno. 15/20. Sì. Dipende, veniva 17, però dipende anche lì uno dove va a mangiare, giusto? Sì, noi andiamo in posti, andati sia in posti molto easy che a volte in ristoranti un po' più carini, vero? Ma non è meno più di tanto, lo sai cosa? È caro mangiare, quindi un 4 a volte 70, 80 euro, 100 in un ristorante a 3 età si è mangiato. Perché abbiamo preso la carne, sì. Però non era mai pasti completi, da dire primo o secondo, antipasto, no. Magari un bicchiere di vino o una birra, così, niente di che, però alla fine quando si mangiava anche la carne, una volta ho speso anche 115 euro, sì. È caro. E libero avevamo mangiato praticamente... Cioè, si è mangiato una tagliata per due,
dove c'erano un sacco di salsine, un sacco di cose, poi niente non di era che, neanche un gran le parrotine, te mangiava un piatto, la terza mangiava una mischiata, cosa un hamburgerino, piccola, sì. 120 carte, roba. Anche le galette, alla fine le galette sono 60, sì, no? 60 euro. Se siete appassionati anche di fotografia, oltre a fare questi viaggi che riempiono l'anima e il cuore, sono bellissimi proprio, ma la Francia si presta, anche la Provenza, sì, sì, la Francia si presta molto per le foto. Bella, poi comunque c'è tanto da vedere, anche soltanto uno a fare un giro, soltanto per... Io ho un amico che d'inverno va a comprare tutti i vini in Francia, fa tutta la parte di Champagne, la Normandia, la Bretagna, Bordeaux, sono molto affascinanti, sì. Molto affascinanti. E da luglio, secondo me, a fine agosto, anzi forse luglio è ancora il periodo più bello, dove tutte le blogger, no, vanno a farsi le fotografie, sì, nei campi di lavanda. Si la lavanda. È suggestiva. Sì. Molto bella. È bello, a me è piaciuto il viaggio. È curatissima soprattutto, vero? Sì, è pulita, c'è un rispetto diverso. Sì, sì. È stato interessante proprio tutto, costosa, ma ne vale la pena, perché comunque ti danno servizi. Perciò anche se vai a vedere un castello non c'è una carta per terra, sì. È tenuta benissimo, paghi, ma hai il servizio. Quindi secondo me ne vale proprio la pena, è stato un bel viaggio. Emozionante che rimarrà nel mio cuore. E ora vado. Bene ragazze, mi ha lasciato da sola, a questo punto vi saluto. Dai, almeno un saluto alle ragazze che sono state attente fino a questo momento, sperando non si siano addormentate. Sicuramente. E mi raccomando, guardate l'haul, il video haul collegato a questo video. Sì, incredibile. Che vi faccio vedere un po' le cosine che abbiamo preso durante i nostri viaggi, non solo quello della Francia, ma anche quell'altro in Grecia. Un bacio, un saluto, ciao, al prossimo video. Saluto.